studio Illumien 4 è uno studio randomizzato che ha lo scopo di verificare l'influenza dell'OCT nell'ottimizzazione delle procedure di angioplastica coronarica. Noi sappiamo che ad oggi, a 5 anni dall'impianto di uno stent, possono esserci dei problemi relati a ristenosi dello stent o anche a trombosi. E lo scopo dello studio è quello di valutare se la guida OCT, soprattutto in lesioni particolarmente complesse, è in grado di abbattere queste evenienze negative. Lo studio è uno studio che ha coinvolto 2.600 pazienti in tutto il mondo, in Europa e negli Stati Uniti principalmente. E tra i paesi coinvolti l'Italia è uno dei principali. Il Centro Cardiologico Monzino è il secondo arruolatore di pazienti nel mondo, il primo arruolatore in Europa. Al Monzino la metodica di imaging intracoronarica denominata OCT è ormai stata introdotta da 10 anni. E per noi è una metodica non sperimentale ma rutinaria, tant'è che circa il 50% delle procedure svolte nell'unità operativa che io dirigo sono procedure OCT guidate. Quindi è una metodica consolidata, è una metodica che permette di minimizzare i failure, gli insuccessi delle procedure di angioplastica coronarica. La malattia ostruttiva coronarica di cui ci occupiamo colpisce in pari misura i soggetti di sesso maschile e i soggetti di sesso femminile. Le donne che sono risparmiate dalla malattia finché raggiungono la menopausa, dalla menopausa in avanti tendono ad ammalarsi nella stessa misura dei soggetti di sesso maschile e abbiamo soltanto uno spostamento in là di circa 10 anni della patologia. Un altro problema che riguarda le donne è rappresentato dal fatto che molto spesso sono sottodiagnosticate perché appunto sulla base di questa credenza del fatto che la malattia aterosclerotica coronarica le risparmi, più difficilmente vengono sottoposti agli stessi screening a cui sono sottoposti gli uomini, per cui molte donne giungono alla nostra osservazione in fase già molto avanzata della malattia, quando l'interessamento dell'albero coronarico è generalizzato e più difficile da trattare. La situazione nelle donne cambia dopo la menopausa perché viene meno il supporto sostanzialmente degli estrogeni, che sono legati alla preservazione dell'integrità della parete delle arterie. Quindi, venuto meno questo effetto protettivo, dal punto di vista ormonale, i due sessi si comportano allo stesso modo e quindi l'incidenza dei fattori di rischio sulle arterie, sulle coronarie in particolare, risulta il medesimo. Resta particolarmente importante comunque la correzione di tutti i fattori di rischio, sia nei soggetti di sesso maschile che di sesso femminile. In particolare è fondamentale l'astensione totale dal fumo di sigaretta ed un controllo accanito del colesterolo e dell'assetto metabolico.